differenziato in discarica, e nel 2012, che è l'anno completo, ne abbiamo consegnati 2.415.000. C'è una differenza di 600.000 kg, che ho provato a fare un calcolo del costo di scarica, dovrebbe essere 14 centesimi al chilo, più o meno, mi sbaglio, assessore, quanto paghiamo per... più o meno paghiamo 14 centesimi al chilo. Quindi, se abbiamo risparmiato quasi 700.000 kg per 14 centesimi, credo che ci siano qualche decina di migliaia di euro di risparmio che il comune ha ottenuto, e questo è il dato tecnico. Per cui, se c'è questo risparmio nel conferimento, cioè in discarica, invece di andare 100 camion, ce ne sono andati 80, se ne sono andati 70, il risparmio degli altri 30 camion viene monetizzato in qualche maniera, cioè è un ragionamento sbagliato mio, per cui noi abbiamo un risparmio di conferimento. In discarica non portiamo altri 700.000 kg, che non sono più scrigole, sono tanti 700.000 kg. Per cui il risparmio, se c'è, e questo mi riferivo, quel risparmio lì è possibile destinarlo nella riduzione della bolletta. E questa è la domanda. Naturale, normale, viene normale, chiedo. No, io innanzitutto il discorso della superficie. Ora non so che tipo di elaborato hai sotto mano. Ad ogni modo, ti suonerà strano che l'ufficio finanziario che sta mandando le ricevute, le comunicazioni per la tassazione, non abbia la superficie dei vari mobili, posto che su tutte le comunicazioni i cittadini puntualmente vedono esposte le superfici a cui sono soggetti alla tassazione, per cui le superfici erano e sono presenti nel database del servizio finanziario. Per quanto riguarda, anzi, un appunto, questo fatto che il nuovo programma, il nuovo software sia inferiore al precedente, non so da che considerazioni, da che dati lo prendo questa considerazione. Io so solamente che da quando abbiamo il nuovo software vengono fuori anche delle situazioni che mai sono venute fuori in passato. Per tacere di mobili sconosciuti, ma perché sconosciuti proprio, quindi cosiddetti fantasmi, abbiamo scoperto dei nuclei familiari che pur avendo la residenza, nessuno dei componenti del nucleo familiare dichiarava alcun immobile qui ai fini della tassazione. Questo dato è sicuramente venuto fuori con l'applicazione del nuovo software, ma come questo ci sono anche altri esempi. Quindi contesto il discorso che il nuovo software contenga dati inferiori e sia peggiorativo rispetto a questo. Relativamente alla copertura, come al solito il sindaco mi ha preceduto. La copertura va bene, copriamo il 100% e non il 90%, però ovviamente significava aumentare del 20-30% la tariffa attuale, come quando prendi dei paragoni con gli altri comuni dovresti prendere, è chiaro che ti conviene, prendere tariffe anche che applicano, diciamo, gruppo, diciamo, altri paesi. Per cui noi abbiamo ritenuto, certo, il meccanismo della TARES conteneva per certi versi un'equità maggiore, però conteneva anche delle storture che noi avremmo dovuto applicare comunque, perché il meccanismo lo prende in toto e non lo prende proprio. Per cui dire ai commercianti oggi
pagami al posto di 500-2000 euro di condizia. Io francamente non sono sentito in questo momento, né tanto meno le famiglie in difficoltà, quindi quelle che non posso. Basta, questo c'è altro. Alla notizia di questi nuclei familiari fantasma, mi verrebbe da mandare una dedica incertitudine a queste famiglie, i benefattori della nostra comunità, chiaramente mi estimo per evitare di essere evocati davanti alle telecamere di Torito Online, abbiano quantomeno tutto il nostro piazzo in queste evasioni fiscali. Ci sono ancora interventi? Possiamo procedere con l'approvazione del punto, favorevoli? Contrari? Astenuti? Uno? Votiamo immediata seduta, favorevoli, contrari, nessuno, astenuto, Antonio, astenuto. Iniziamo al punto 8, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, conferma aliquota per l'anno 2013, sempre l'assessore Cirino. Sì, anche qua prego comunque di prendersi qualche appunto, perché il discorso delle tasse che stiamo con questo Consiglio a deliberare, cominciamo ad appuntarci intanto il punto precedente, cioè tasse, nessun aumento, che qualcuno mi dica. Quindi tasse non abbiamo fatto nessun aumento, ora passiamo all'addizionale. L'addizionale, in verità, da prima avevamo ipotizzato, avevamo infatti fatto una delibera di giunta, di aumentarlo dallo 0,7 allo 0,8, ma solo per coloro che avevano un reddito maggiore di 28.000 euro, ipotizzando che questo maggior gettito, che veniva comunque da soggetti non certo poveri, per così dire, potesse essere usato per dare maggiori servizi o comunque venire incontro invece a fare le fasce più deboli. Questa delibera, in verità, così come è stata ipotizzata, non la confermiamo, in quanto il Ministero ha ritenuto che un'unica variazione per i redditi al di là di 28.000 non era possibile, posto che, poiché la l'IRPEF è fatta in scaglioni, 5 scaglioni, si dovevano ritoccare un po' tutte le percentuali di ogni singolo scaglione, e quindi abbiamo ritenuto di ritirarla o quantomeno di non confermare questo aumento, per cui anche l'addizionale IRPEF per il 2013 resterà pari a quella del 2012 per qualsiasi scaglione di reddito, quindi lo 0,7. Redditi 0,7 per quelli fino a 28.000 euro, 0,8 da 28.000 euro in poi. Poi dite alla fine della delibera confermate sui redditi di 0,70, quindi quelli fino a 28.000 euro e l'altra che fino a fatto. Qual è allora, nel corpo della delibera dite che il sistema di aliquote è il seguente: redditi inferiori o pari a 28.000 euro 0,7%, redditi a partire da 0,08%. Poi chiudete la delibera, quindi consiglio delibera di confermare per l'anno 2013 una delibera del 0,70% la liquida addizionale non ha dell'IRPEF e lo 0,8% è scaduto e tutti 0,7 anche per quelli superiori? Sì, okay. Nella parte di errore. Possiamo procedere con l'approvazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Uno. Procediamo con l'immediata seguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Uno.
Punto numero 9, previsione aliquote imposta municipale propria anno 2013. Questo è il momento di civico fino a bilancio. Vai. No, anche qua, quindi anche per questo punto, questa imposta, dobbiamo registrare che non abbiamo ritenuto di modificare alcunché, per cui le aliquote dell'IMU saranno pari pari a quelle del 2012. Ovviamente il discorso prima casa, tutti noto, in questo momento abbiamo la sospensione, l'annullamento della prima rata e la sospensione, ma probabilmente l'annullamento anche del saldo relativamente alla prima casa. Ciononostante dobbiamo confermare tutte le aliquote, quindi caso principale, proprietari, terreni, eccetera. Quindi nessuna modifica, nessun aumento, nemmeno relativamente a queste cose. Senti, assessore, per quanto riguarda le zone montane, che qua le coppie delibera, dite sempre salvo che il territorio sia confermato montano, per quanto riguarda la parte montana del territorio, che evidentemente non è ancora chiarita questa faccenda. Non è che non è chiarita, è che per evitare che domani ci fossero delle variazioni, quindi dimenticassi che quel problema è solamente legato alla soggettività, quindi a quando è montana lo lasciamo, però non ci sono più. Te lo chiedo perché, anche se anticipiamo giusto il perdere, la delibera successiva, quella della numero 10, parla di territorio classificato montano, cioè lo stesso consiglio, la delibera numero 9 pone un punto interrogativo dicendo che il territorio è montano, o potrebbe essere, nel punto numero 10 non l'ha ascoltato, per cui ecco, avendo già letto la delibera che viene dopo, e se si potesse essere un po' più chiari, forse sarebbe meglio per tutti. Non è un punto interrogativo, è montano, è per diverso e per l'altro. Possiamo procedere? No, votiamo, favorevoli? Contrari? Astenuti? No? Votiamo in media di sicurezza, favorevoli? Favorevoli, contrari, astenuto, 1. Procediamo con il punto ex 10, quindi 9, modifica regolamento TOSA. Sì, qua abbiamo ritenuto di proporre una modifica al regolamento per le occupazioni di spazi e di aree pubbliche, al fine di venire incontro in particolar modo a quale periodo le esigenze delle categorie produttive del territorio, nella fattispecie del settore agricolo, e anche per al fine di fare emergere eventuali sconosciute situazioni preesistenti attraverso la prevista autorizzazione e realizzazione delle condutture idriche, ritenendo questa piccola modifica di elevata importanza. Che cosa voglio dire? Che era venuta fuori l'esigenza, ma sicuramente era nota, diciamo, che le condutture idriche messe nel sottosuolo, quindi necessarie per l'attività agricola, era venuta fuori l'esigenza di poterle esonerare dalla tassa di occupazione, quindi dalla TOSA. Questo perché sia il discorso poi della quantificazione, sia del pagamento successivo, sia proprio di per sé la tassa in se stessa, non faceva altro che determinare delle situazioni non note
e quindi anche che non erano conosciute dall'ufficio anche allora quando si dovessero essere, necessari degli altri lavori, quindi degli attraversamenti di altre condutture. Per cui noi abbiamo ritenuto di, visto che la norma ce lo permetteva, abbiamo ritenuto di esonerare tutte dalla tassa, tutte le tubazioni, le condutture, come vogliamo chiamarle, idriche, che vengono poste dagli agricoltori nel nostro comune, e questo lo possiamo fare soprattutto perché la norma lo prevede in questi casi per i territori montani come quello. La variazione del regolamento la facciamo anche con effetto retroattivo dal 1988, per cui qualora la tassa non sia stata applicata, per cui tutte queste situazioni credo che debbano venire fuori e quindi regolarizzare, avere un database più chiaro, una situazione più chiara per gli uffici, facendo venire fuori tutte queste condutture idriche degli agricoltori. Consigliere Peggio. Per quanto riguarda il microfono. Volevo semplicemente aggiungere che per quanto riguarda l'esecuzione di queste opere, trattandosi di spazi pubblici, è chiaro che questi devono essere preventivamente autorizzati, che purtroppo fino ad ora si è dato un po' così, si sono fatti questi interventi in maniera arbitraria e del tutto autonomo, anche per garantire con l'autorizzazione il ripristino e il mantenimento degli spazi pubblici stessi, per cui chi deve operare poi deve garantire l'intervento di ripristino che riporti la situazione allo stato originale. Solo questo. Sono interventi? Sì, Presidente, solo per annunciare il mio voto favorevole a questo provvedimento, perché è un provvedimento che serve alla parte produttiva, quella più cospicua del nostro paese, insomma, il mondo agricolo, e quindi non posso esimermi da apprezzare lo sforzo fatto dall'amministrazione in questo senso, che è quello che tutti un po' auspicavamo, e ovviamente questo consentirà di porre rimedio a tante situazioni che erano anche abbastanza cresciute, e quindi per poter dare serenità agli agricoltori e a tutti i familiari, di poter con una semplice richiesta, con una piccola piantina, delineare, per aver tracciato le strade pubbliche, e quindi diventare anche un punto di riferimento cartografico per il comune, per l'ufficio tecnico, per eventuali poi altri tipi di passaggi, attraversamenti, eccetera, per cui tutti sapremo che di là passa un tubo, di là c'è un tubo di irrigazione, e quindi può servire ad evitare ripercussioni di altro tipo nel futuro. Va bene, per questo provvedimento è il mio voto favorevole. Procediamo con la votazione, se non ci sono altri interventi, favorevoli sul punto, unanimità. Votiamo per la immediata eseguibilità, favorevoli, unanimità. Punto ex 11, ora 10, annullamento in autotutela dell'articolo 27 bis e 50 bis, rubricato incentivi al personale, modifiche ai regolamenti comunali per la disciplina dell'imposta comunale sui immobili e della tassa per conto dei rifiuti solidi urbani in tasso. La parola al sindaco. Niente, questa è la conclusione di un, diciamo, percorso di verifica che è nato diversi mesi fa e che ha avuto origine in una vicenda giurisprudenziale che ha fatto venire alla luce come il nostro, così come tanti altri regolamenti approvati nell'epoca che fu tanti anni fa, ha mostrato degli aspetti di illegittimità nel suo contenuto, perché senza, diciamo, usare dei dettagli interpretativi, si è rivelato come una serie di questi incentivi non fossero dovuti per legge, e quindi sostanzialmente
costituisce atto dovuto da parte del Consiglio Comunale quello di annullare in autotutela, secondo la disciplina vigente, questo regolamento e diciamo, procedere agli atti conseguenziali che appunto la legge e le interpretazioni che sono state fornite impongono. Del resto la proposta di delibera è arrivata alla disponibilità di chiunque, quindi niente, lascio la parola all'opposizione. Sì, certo. Questo è un provvedimento che effettivamente si rende necessario, visto le storture che in passato, anche probabilmente per dei riferimenti di giurisprudenza che all'epoca forse non erano quelli attuali, sicuramente non erano quelli attuali, e il Consiglio Comunale dell'epoca varò con questa delibera numero 66 del 2002 un principio che era quello di elargire ai dipendenti comunali che svolgessero delle mansioni accessorie a quelle principali degli emolumenti, per cui fate bene a revocare questa delibera, atteso che c'è stata da parte del Consiglio di Stato, comunque della giurisprudenza, un'attenzione diversa rispetto alla problematica, ma va fatta anche con la serenità che questa delibera non provochi poi degli effetti a catena negativi sui funzionari che, o sui dipendenti dell'amministrazione che, avendo usufruito della proposta di delibera, cioè dell'atto deliberativo e quindi della norma che faceva parte del nostro comune, degli emolumenti all'epoca elargiti nel corso di questi anni, cioè sino a quando la giurisprudenza ha cambiato l'indirizzo, e per cui oggi andiamo a chiedere al dipendente di restituire somme che l'amministrazione ha elargito in funzione di un provvedimento deliberativo di consiglio e che oggi, e non ieri, quando sono stati dati i soldi, questo non è più giusto. Ora, nel corpo della delibera voi avete giustificato la necessità di dover fare queste modifiche e quindi annullare questa parte della delibera di consiglio che consente questi emolumenti ai dipendenti, e avete detto, preso atto che ha preso le suddette comunicacioni i dipendenti che evidentemente hanno preso questi emolumenti perché rispettavano secondo l'indirizzo dell'epoca, non hanno prodotto, sono solo di essere prodotto le memorie scritte e solo un dipendente esercitato l'accesso agli atti, preso atto di questo, il consiglio delibera di annullare. Ora, qui però manca un addendellato, cioè che da parte del dipendente c'è stato un ricorso tra il consiglio, il ricorso a dare è stato depositato in qualche data, qualche 2 ottobre, per cui oggi è quindi 16 novembre, noi stiamo discutendo di qualche cosa che ha all'interno degli accadimenti di cui ne ignoriamo la presenza e il significato, atteso che questo ricorso da parte dell'indipendente che oggi si vede richiedere dall'amministrazione la restituzione dei compensi che gli sono stati dati perché rappresenta una norma e perché ha svolto delle mansioni per l'ufficio, il dipendente non gli ha preso autonomamente quei soldi, ha svolto delle mansioni, per quelle mansioni è stato retribuito. Oggi scopriamo che l'indirizzo di giurisprudenza dice che probabilmente quell'amministrazione non avrebbe potuto da ricevere quelle somme al dipendente, però noi partiamo con un presupposto sbagliato, cioè non è che possiamo dire siccome 10 anni fa gli abbiamo dato delle somme che oggi dopo 10 anni la giurisprudenza dice che non dovevamo darli, il consiglio l'amministrazione di chiedere le somme indietro magari per gli interessi e magari tutti insieme, e questa è una cosa che a me sembra abbastanza fuori dalla norma, mi sembra abbastanza sui generis che un'amministrazione possa fare delle proposte per andare contro quello che la stessa amministrazione o le stesse amministrazioni in continuità di quelle precedenti hanno determinato, perché qui c'è un vulnus abbastanza importante, il sindaco comprende bene perché è sicuramente più tecnico di me, e il vulnus è quello giuridico, perché c'è un
consiglio che ha approvato una norma, quindi consiglieri come noi che nel 2002 facciamo parte di questa assise, che hanno interpretato delle norme e che hanno votato a favore del provvedimento. Quel provvedimento è stato preso a strumento da parte dei funzionari e degli uffici ad elargire le somme a quei dipendenti che hanno lavorato, che hanno fatto mansioni straordinarie, rispetto al normale mansionario. E quindi oggi noi andiamo a dire, dateci soldi dietro perché ci sono sbagliati, si è sbagliato così, si è sbagliato la prestazione, si è sbagliato il funzionario che ha preparato la camicia al consiglio. Abbiamo sbagliato a dire qual era l'elemento della giurisprudenza d'epoca e hanno sbagliato tutti, però deve pagare il dipendente che deve restituire le somme. E questa cosa, onestamente, mi sembra un po' troppo fuori luogo. Per cui è ovvio che il dipendente uno, questo sia attivato agli organi competenti perché manualmente delle delibere e non vorrei che domani gli diamo ulteriori impegni dal punto di vista giuridico a dover fare altre